sono andata anche con il vice sindaco di Firenze, il candidato sindaco di Firenze, Dario Nardella, e insieme abbiamo fatto un grande giro. Associativo, al mondo culturale, alle realtà degli asili nido, all'RSA, ho fatto oltre 150 incontri. Sara Biagiotti, candidata a sindaco del PD a Sesto Fiorentino, ieri sera ha chiuso la campagna elettorale in piazza 4 novembre con il ministro per le riforme e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. Una città importante per il numero di abitanti e soprattutto per il stretto collegamento con Firenze, ovviamente, e con Scandicci. Siamo qui tutti a fare il tifo per Sara Biagiotti. Vogliamo che Sara sia il nuovo sindaco di Sesto, il primo sindaco donna di Sesto, e quindi il 26 saremo tutti a festeggiare Sara, mi auguro. No, lo abbiamo già detto, non è un referendum sull'esecutivo, votiamo per l'Europea ed è un voto importante, quindi io mi auguro che tanti italiani vadano a votare domenica anche per l'Europea, non solo per le amministrative, perché stiamo decidendo il futuro dell'Europa ma anche dell'Italia. Dopodiché l'esecutivo proseguirà il suo lavoro perché ha degli impegni presi con i cittadini, riforma della pubblica amministrazione, riforma della giustizia, delega fiscale da attuare nei prossimi mesi, per cui noi andremo spediti, continueremo il nostro lavoro a prescindere dal voto di domenica.